il Papa non poteva nel suo intervento di oggi fare ancora una volta riferimento all'Europa, quell'Europa posta sotto la protezione di San Benedetto Abate. Papa ha detto: preghiamo perché l'Europa sappia sempre valorizzare questo patrimonio spirituale, culturale, dicevamo, la preghiera, lo studio, il lavoro, querere Deo, cercare Dio, cercarlo nella vita di tutti i giorni, ancorando la propria vita e la propria storia a quei saldi riferimenti spirituali che hanno scandito la vita di San Benedetto, e qui ricordiamo anche della sorella Santa Scolastica. Il Papa che lascia la Basilica, la cattedrale di Monte Cassino, e come sempre si ripete quando il Papa passa a piedi tra due ali di folla, tantissime sono le mani, in questo caso monaci, monache, abati, abadesse, che si protendono verso la sua figura. Si è raccolto per qualche istante davanti al Santissimo Sacramento. Qui egli stesso ha detto che ha trascorso momenti di quiete e di preghiera indimenticabili, prima ovviamente di essere eletto al soglio di Pietro. Ricordo immagini che arrivano in diretta, possiamo dire anche immagini suggestive di questo scrigno di spiritualità che è l'abbazia di Monte Cassino. Il Santo Padre, accompagnato dall'abate di Monte Cassino, Dom Pietro Vittorelli, abate da alcuni anni di questa comunità benedettina. Questa immagine che ci mostra un particolare dell'abbazia, ed ecco il Santo Padre che scende la gradinata e ci è dato così, seguendo Papa Benedetto XVI, come dicevo, di cogliere qualche immagine di questo scrigno della spiritualità che è l'abbazia di Monte Cassino, un luogo che non può non richiamarci il primato di Dio, nulla anteporre a Cristo Signore. Il Papa lo ha ricordato anche questa mattina nella sua omelia. E un luogo così circondato dal verde, dalla natura che ci riporta al Creatore, un luogo così non può che diventare veramente un richiamo alla vita spirituale, al nostro rivolgerci al Signore in questo giorno nel quale celebriamo la solennità dell'Ascensione. Questa mattina l'abate, salutando Papa Benedetto XVI, ricordandoci i testi sacri, oggi siamo chiamati a guardare al cielo, a quel cielo che
vide il Signore ascendere, ma anche, diceva l'abate, poi a tornare con lo sguardo a vedere che oggi Pietro è qui per celebrare con noi questa giornata del tutto particolare, qui per pregare con noi, qui per confermare i fratelli nella fede. Questa immagine quasi rubata ci fa vedere che il Santo Padre si affaccia al balcone per poter contemplare la valle che sta ai piedi di questo monte, sul quale è posto, come ci ricorda il Vangelo, come una lucerna che fa luce, questa abbazia, luogo di preghiera, di ascolto della parola, luogo di spiritualità. E lo stesso pontefice questa mattina ricordava a tutti come, da qualsiasi lato ci si trovi in questa zona, elevando lo sguardo, non si può non vedere la città posta sul monte, non si può vedere questa abbazia posta sul monte, a richiamare come siamo tutti invitati ad elevare lo sguardo, ad elevare l'animo, ad elevare il nostro cuore alla preghiera.